Quanto è importante Carrai che diciamo, nel sistema Renzi? Carrai è fondamentale per Renzi, è proprio il coprotagonista. È lui che gli trova tutti i soldi per i finanziatori per le fondazioni, riesce a mettere insieme 3 milioni di euro in pochi anni. Carrai si conoscono da subito, quando Renzi era ancora la Margherita e c'era Rutelli, che, diciamo il 2006-2007. Lo porta con sé solo per 3 mesi come consulente in comune. Lui prima aveva fondato un circolo di Forza Italia, poi incontra e conosce Renzi e viene, diciamo così, portato nella... Esatto. Viene da subito nominato nelle controllate. Anche lui ce le racconta, tra l'altro tutte le cose che noi avevamo raccolto anche per il giornale, per il Fatto. Poi sono andato a Carrai a chiedere se era vero o no e lui ci ha risposto e ci ha raccontato molto Come di l'hai più. convinto a concedere un'intervista? Perché è una figura anche alla Leopolda, ultima, No, fuggiva, ma l'ho io visto non torturo inseguire. nessuno, io Tu hai chiedo con telefonato, ha detto. educazione, ci siamo visti a Firenze, siamo stati 2 o 3 ore la prima volta a parlare con Barli, Piazza della Repubblica a Firenze, e fra l'altro ha raccontato cose anche, secondo me, sono anche gravi. Ad esempio, quando Renzi diventa sindaco, gli richiede se vuole essere nominato in qualche controllata pubblica. E Carrai dice: sì, vabbè, vediamo. Allora viene messo nel CDA di Firenze Parcheggi. Però Carrai, lo racconta lui, dice: io però accetto solo una condizione, che non sia il comune a nominarmi, ma sia il Monte dei Paschi di Siena, che era il secondo socio di maggioranza, cosa che in effetti avviene. Che, voglio dire. Poi viene nominato presidente oggi ancora dell'aeroporto di Firenze. Tutto questo, vabbè, poi la storia della casa, lui pagava l'affitto di una casa a Firenze in cui Renzi aveva la residenza, però diciamo questo è noto. Però Carrai accompagna tutta l'ascesa renziana. Quando diventa presidente della provincia, sempre Carrai lo racconta, Renzi lo chiama e gli dice: guarda, io ho bisogno di un assessore donna che sia del tuo mondo, quindi qualche aristocratica. E allora Carrai risponde: sì, guarda, la Folonari. E Renzi risponde: ma chi è? E Carrai dice: guarda, è una nobil donna, è intelligente, conosce un sacco di persone e poi è la cugina dei Bazzoli. Anche Renzi salta in aria e dice: sì, la prendiamo. Poi è stato condannato dalla Corte dei Conti per averla nominata, però questa è un'altra storia. Quindi Carrai sa tutto, oltre ad aver creato le fondazioni, oltre ad essere stato uno dei finanziatori e soprattutto quello che porta Davide Serra, quello che porta appunto Michael Ledin, no? Che era il consulente della CIA, era al telefono mentre Reagan e Craxi durante la crisi di Sigonella parlavano al telefono per risolvere. C'era Ledin, che era un'altra cornetta, che interveniva, no? E parlava al posto del traduttore. Craxi pare si fosse anche arrabbiato un po' e chiedeva: ma chi è questo qui? E Reagan diceva: no, ma è Ledin, tranquilli. Insomma, è un personaggio così, li raccoglie tutti i Carrai e li mette tutti a disposizione di Renzi, sia finanziariamente, sia anche appunto con conoscenze, con la disponibilità. Non so, ad esempio, gli alberghi a Forte dei Marmi l'estate scorsa, per dire, era un altro amico di Carrai. Ma perché Carrai ha questa rete? Perché è al centro di questo network? Come l'ha costruito? In parte tu racconti, lui viene da una famiglia, è un ambiente, anche questo è una cosa importante. Per Storia. costruire l'idea di un'eminenza grigia No, così, ma come dire, fra l'altro è staccata da giovanissimo una. anche lui, no? Ha 40 anni come Renzi. No, la racconta lui il suo bisnonno era proprietario di tutto il Chianti, quindi, diciamo, tutto, era un proprietario terriero, aveva qualunque cosa che si muoveva nel Chianti. Poi ha delle aziende, però il giro è quello, sono industriali, lui studia anche all'estero, insomma, frequenta un mondo di nobili, di ricchi, di imprenditori, anche a livello internazionale, tant'è che addirittura un suo cugino ora produce un tè che trovi ovunque nel mondo, ma non in Italia, ad esempio, distribuisce Italy a New York, poi lo trovi anche in Cina, cose. E quindi questo è l'ambiente. Lui conosce Renzi perché era andato alla presentazione di un libro, di un giornalino, scusate, di un giornalino che doveva fare per la Margherita. È uscito, stava male, passava la vita tra l'ospedale e la casa e non vedeva nessuno. La prima persona che incontra dopo tanti anni è appunto Renzi a questa presentazione di questo giornalino, e lui racconta che è nato l'amore, insomma, così. E poi da lì Renzi lo porta a fare, addirittura lo coinvolge quando lui diventa segretario provinciale della Margherita, che
chiama Carrai per fargli fare tesoriere e risolve un po' di problemi. E da lì se lo porta ovunque, prima in provincia, poi in comune. Ora appunto gestisce la controllata, cioè la società di Firenze, ed è dentro nel CNA della Fondazione Open, no? Insieme agli altri Renzi, Lotti, Boschi e Bianchi. Che sono le fondazioni che poi finanziano la Leopolda e l'ascesa politica di Renzi.